Thank you for watching. Un saluto a voi tutti, inizia questa nuova settimana, questo lunedì 29 maggio, all'insegna di che cosa? All'insegna dell'efficacia, dell'efficienza e eh sì, perché noi vogliamo migliorarci, l'essere umano è così e quindi fa tesoro di quello che è stato realizzato nei giorni precedenti con l'auspicio di rendere meglio in futuro e quindi questa nostra nuova settimana ce lo auguriamo con questo buon auspicio. Sembra invece non avere a riferimento questa logica gli uffici comunali di Acquaviva delle Fonti, o meglio l'amministrazione comunale che governa questi uffici e deve dare quell'indirizzo politico tanto da dare la possibilità, da fare in modo che gli stessi uffici, dal punto di vista burocratico, Possano essere più efficienti, più efficaci e quindi abbiamo titolato nell'Eco di Acqua distribuito venerdì scorso, che tutto questo diventa una illusione, potremmo dire anche un miraggio. Per revisione della spesa pubblica, quella che comunemente sentiamo chiamare spending review, si intende un processo volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. Ma Acquaviva delle Fonti tiene conto di questo principio? L'amministrazione comunale in questi anni ha programmato quanto necessario per soddisfare questo processo? Riteniamo di no. Infatti, scrive la Codacons di Acquaviva delle Fonti, gli errata corrige pubblicati all'albo online ne sono una piccola testimonianza, così come i provvedimenti revocati. A confermare la tesi del Codacons ci sono le nomine delle numerose giunte, la spesa eccessiva per i dirigenti. Inutile scendere nei dettagli tecnici che non ci appartengono. Ci limitiamo a mettere in evidenza alcune criticità che poi sottopongono i dipendenti comunali a stress. Il comune di Acquaviva non può essere efficiente se i dipendenti non lavorano tranquillamente e sono costretti a ritornare sui provvedimenti per più volte. È avvenuto per la fiera di Santi Ostacchio, per il volantinaggio, per il porta a porta, per il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, per i consigli comunali, per le commissioni consigliari, per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico, per l'emergenza neve per i dossi pedonali, per l'area dog, per gli uffici elettorali ed anagrafe. L'amministrazione comunale si lamenta di non aver fondi necessari, ma non ha fatto niente di concreto per rendere efficiente gli uffici comunali e quindi migliorare l'efficacia della spesa pubblica e ciò significa che in questi anni ha sprecato risorse umane ed economiche. Questo è quanto scrive il Codacons di Acquaviva delle Fonti. Quando noi andiamo poi a guardare le immagini, quando noi poi passeggiamo per le nostre strade, dobbiamo sforzarci di, dopo aver memorizzato i punti salienti di questo articolo, sforzarci di riportarli in quello che accade nella nostra comunità, quello che guardiamo passeggiando per le nostre strade, ma anche andando in auto. In qualsiasi modo è necessario riflettere su questo, perché quando noi ci rendiamo conto che la manutenzione urbana viene trascurata è come rendersi conto che siamo alle pezze. Sì, perché la manutenzione urbana deve far parte di quella normalità, di quella ordinarietà della cosa pubblica, perché se non lo si fa diventa straordinario e quando l'intervento viene realizzato in urgenza, perché straordinario, costa di più e costringe poi gli stessi attori, gli stessi protagonisti, gli stessi dipendenti comunali che devono lavorare per risolvere quel problema ad essere sottoposti a stress. Invece operando nei tempi giusti si sarebbe potuto far meglio e a costi più bassi e quindi ce ne accorgiamo tutti i giorni. Ce ne possiamo accorgere magari in una strada che viene asfaltata e poco dopo sottoposta a lavori per il metano, dell'acquedotto pugliese, della telefonia. Ce ne accorgiamo sulle nostre strade provinciali, nel momento in cui non fanno in tempo a terminare dei lavori, dopo aver sistemato magari dei muretti a secco o dell'asfalto, e poi vediamo ricomparire delle ruspe degli scavatori. Questo significa sprecare denaro pubblico e rendere chi non guadagna da questo modo sbagliato di fare sottoposto a stress. Stressato sì, perché ci si rende conto di quello che sta accadendo, che è negativo, e, ma anche di essere impotenti a risolvere la questione perché chi è deputato a farlo è l'organo politico, di governo, perché il dipendente, il funzionario, non ha la bacchetta magica, non può al mattino cambiare rotta se non c'è l'organo di governo che gli dà l'indicazione di farlo. Ed è per questo quindi che la coda concedia acqua viva, sollecitata dai cittadini, come sicuramente lo è stata la pubblica amministrazione, che evidentemente aveva altro da fare di più importante, scrive al sindaco, al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, al comandante della Polizia Municipale, a proposito della strada urbana via Gabriele D'Annunzio. Sin dal 2015 l'associazione ha inviato e invitato quindi la pubblica amministrazione ad intervenire affinché il manto stradale delle strade interessate dai lavori di interramento dei cavi di fibra ottica autorizzati dal Comune fosse ripristinato con urgenza. È evidente che l'obbligo della manutenzione, della gestione e del controllo tecnico in capo all'ente proprietario, cioè il Comune di Acquaviva delle Fonti in questo caso, non è stato eseguito secondo i canoni della efficienza ed efficacia amministrativa, visto che ancora oggi, dopo molti mesi, la stessa via Gabriele d'Annunzio risulta essere fonte di pericolo per i pedoni e i cittadini alla guida di qualsiasi veicolo. Particolari rischi corrono i ciclisti e chi è costretto a spostarsi con la carrozzina. E quindi questo è motivo, appunto, esempio, a dimostrazione che anche una piccola cosa viene trascurata e ci costa chissà quanto. Per non parlare poi della recinzione dell'aiuola pericolosa per i cittadini e gli stessi animali di Piazza Vittorio Emanuele II. E in questo caso ad essere interessati dalla comunicazione coda sono gli assessori Bruno Francesco, Busto Austacio e sempre... Funzionari, i dipendenti, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale e il comandante della Polizia Municipale. Naturalmente ognuno rispetto alle competenze che ha. Si fa notare infatti che la recinzione delle aiuole di Piazza Vittorio Emanuele II risulta essere in alcune parti rotta ed arrugginita, poiché tale delimitazione in ferro è allocata ad altezza di animali e soprattutto dei bambini. Si chiede con urgenza la rimozione delle parti ammalorate dannose per la pubblica incolumità ed il ripristino a regola d'arte nei tempi più brevi. Altro esempio di malamministrazione, di inefficienza, di scarsa attenzione alla cosa pubblica, perché se in precedenza un operaio, un'azienda, una ditta incaricata dal comune avrebbe potuto solamente con un po' di antiruggine, un po' di lavoro manuale, risolvere il problema. Oggi invece si è costretti a spendere più soldi, perché questa recinzione ormai è rotta, è stata diciamo, corrosa dalla ruggine e quindi oggi i costi saranno maggiori per poterla recuperare, per poterla ripristinare, per poter far ritornare quella recinzione come era prima, sperando che non decidano di toglierla del tutto. Così si risolve il problema, perché in molti casi dove c'è una segnaletica stradale che va cambiata o sottoposta a manutenzione, in alcuni casi ti lascia fare in modo tale che sparisca del tutto, qua si smonta del tutto e vai, non esistono più divieti d'accesso, i di sensi unici e così via. C'è anche questa logica in alcuni casi. E per non parlare poi del violazione al codice della strada, i danni alla cosa pubblica e sempre gli stessi signori. Francesco Bruno, Austacio Busto per quanto riguarda le loro rispettive deleghe assessorili e i dirigenti dell'ufficio tecnico comunale della Polizia Municipale interessati per quanto riguarda la pavimentazione di Piazza Vittorio Emanuele II, che risulta essere danneggiata in molte zone dove diventa, soprattutto per gli anziani, pericoloso passeggiare, perché c'è stato proprio un cedimento. E in alcuni punti, quando magari piove, non si nota più, si vede solamente un po' d'acqua. Quella che sembrerebbe una normale conca d'acqua, invece c'è un avvallamento. E insomma, comunque una pavimentazione che andrebbe ripristinata. Siamo in piazza Vittorio Emanuele II, nel centro urbano. E insomma, e che cosa succede? Che autovetture, furgoni e le stesse spazzatrici stradali, spazzatrici stradali, non piazzali, spesso se non quotidianamente, le vediamo o sostare sulla piazza Vittorio Emanuele II o stare lì per spazzare cosa? La piazza, evidentemente. E allora la coda di Acquaviva si chiede, ma c'è stato un tecnico che ha autorizzato, che ha detto che sì, è possibile che queste spazzatrici, che questi mezzi possano sostare, possano... Stare lì su quella piazza, possono circolare sulla stessa piazza, è regolare, secondo il codice della strada, che tutto questo avvenga normalmente e quotidianamente nella città di Acquia delle Fonti o questo può provocare danni alla stessa pavimentazione. E chi quindi ha provocato questi danni deve pagare di tasca propria o devono essere sempre i cittadini con le loro tasse? ad andare a pagare il rifacimento di una pavimentazione che magari in origine era buona e poi è stata ridotta in queste condizioni non solo per diciamo, il normale deterioramento che, a cui sono sottoposti i lavori, insomma, le pavimentazioni, ma soprattutto perché ci sono stati dei mezzi stradali, perché sono collaudati per andare su strada e autorizzati per andare su strada, che sono stati invece continuamente, sistematicamente autorizzati a circolare sulla piazza Vittorio Emanuele II e avviene anche su piazza Garibaldi. La Codacons quindi chiede di sapere se c'è un tecnico che ha fatto una stima e ha detto andate tranquillamente perché è possibile fare ciò. Altro motivo di doglianza, altro motivo per dimostrare l'inefficienza della pubblica amministrazione che provoca in questi casi danni. La stessa inefficienza che notiamo nel momento in cui, passeggiando nel centro storico e passando davanti a una chiesa importante di Acquaviva, delle fonti, la ritroviamo oltraggiata, abbiamo scritto sull'eco, dagli escrementi non puliti dei piccioni, dei cani, di altri animali, dall'abbandono dei resti di una pizza, bottiglie di birra e tanta altra porcheria che lì deve essere rimossa giornalmente, se è vero che il servizio giornalmente viene effettuato, se è vero che quel servizio, così come viene pagato dai cittadini, deve essere effettuato giornalmente. Ma questa incuria, questa disattenzione, questa inefficienza la ritroviamo nella zona industriale. Nella zona industriale la ritroviamo perché l'erbaccia è altissima, è diventata secca e quindi facilmente potrebbe incendiarsi, certo non perché va in auto accensione, ma perché c'è qualche buon tempone che butta qualche cicca di sigaretta. Non lo sappiamo, ma questo non significa che la manutenzione non debba essere svolta secondo i canoni e quindi con la prevenzione dovuta. Ed è per questo che, per quanto riguarda la zona industriale, le aree pubbliche, i danni alla cosa pubblica, la Coda scritto agli assessori Luca di Napoli, Francesco Bruno e Milena Bruno, oltre che al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, perché il monitoraggio eseguito dall'associazione, e non di un giorno o due, dimostra che la cittadina, che non solo la zona industriale, ma che l'intera città, specialmente nelle aree a verde, risulta essere mal curata e l'erbaccia, in alcuni casi già secca, diventa fonte di pericolo e portatore di gravi sintomi, specialmente in quei soggetti che soffrono di allergie, lo abbiamo accennato in altro editoriale. L'incendio dell'erba secca dell'edificio scolastico di Via de Sanctis dimostra che l'incuria, e scrive la Codacons, e che la vostra disattenzione verso la cosa pubblica sta provocando gravi danni alla comunità che non possono essere giustificati dalla mancanza di risorse economiche, perché se si leggono i provvedimenti di giunta, i provvedimenti di questa amministrazione comunale, si ritrovano delle risorse, ci sono dei soldini, ma che invece vengono spesi per altre attività, invece la Codacons ritiene che bisogna prima fare riferimento alle priorità e poi ad altre cose di secondaria importanza e quindi chiede l'immediato taglio dell'erba in tutte le aree pubbliche, individuare i responsabili che hanno tardato gli interventi, bonificare l'area esterna dell'edificio scolastico ed addebitare tutte le spese necessarie a chi si è reso responsabile di non aver effettuato la manutenzione. Perché è giusto che l'inadempienza la superficialità, la sbadatezza di qualcuno non debba ricadere sui tanti e in questo caso sui cittadini di Acquaviva delle Fonti che in questi giorni, e concludo, stanno ricevendo delle comunicazioni che iniziano con gentile contribuente, invece il contribuente incavolato. Quindi la prossima volta bisognerebbe scrivere incavolato contribuente, eh, oppure contribuente a cui non abbiamo mai dato le risposte alle vostre raccolte di firme, contribuenti a cui ce ne siamo fregati di dare le giuste risposte nei tempi dovuti. E dopo un anno a cui non hanno dato queste risposte, dopo che la Codacons li ha inviato circa 400 firme a cui non è giunta mai nessuna risposta, né nel merito e né nel, nell'apertura di un confronto arrivano questi nuovi inviti gentile contribuente. Inviti che giungono in questi giorni a cui si dice al gentile contribuente si dice che già il 31 maggio devono pagare la prima rata di queste quattro previste dal Consiglio Comunale, la prossima a luglio, la prossima a settembre e la prossima a fine novembre. Non gli si dice la cosa più importante al gentile contribuente, cioè quello che è un suo diritto, quello di non essere sottoposto a stress, perché se i dipendenti comunali sono sottoposti a stress e tramite le loro organizzazioni sindacali non sono capaci o non riescono a vantare i loro diritti, e a rivendicarli nei confronti della pubblica amministrazione, in questo caso al legale rappresentante, nei confronti del sindaco, questo non significa che ci si debba poi rivolgere al gentile contribuente il 20 maggio, il 25 maggio, recapitandogli una letterina il 26 maggio, in cui si dice, o il 27 maggio, in cui gli si dice che già il 31 maggio Dovrei pagare la prima rata e invece la cosa più giusta sarebbe stato dirgli che ha 30 giorni di tempo per pagare quella prima rata perché io ho comune nella mia inefficienza, nella mia malamministrazione, nel mio irrispettoso rivolgermi verso gli utenti e coloro i quali sono i padroni della cosa pubblica e quindi del mio stipendio che sto ricevendo, e prendo ogni mese fortunatamente lavorando per un ente, non posso ricevere quattro giorni prima una lettera con cui mi si dice che devo andare a pagare dopo pochi giorni. Ed è per questo che sicuramente la Codacon si invierà una diffida al dirigente pregandogli di revocare tutte queste lettere e di fare in modo che tutti i cittadini siano informati come è giusto, che hanno 30 giorni di tempo per poter pagare la Tari e specialmente quei pensionati e quegli anziani che stanno ricevendo questa lettera, mi rivolgo al caro sindaco, al caro assessore Luca di Napoli, a cari altri assessori della giunta comunale, non possono essere sottoposti a stress e trattati in codesto malmodo da una giunta che si definisce di centro sinistra. Un saluto a voi tutti. ごめんなさい。<laughs> <laughs>